Amaro esordio stagionale per il rinnovato Giulianova, battuto al Fadini per 2-0 dal Vasto Girardi, al termine di una gara da due volti e caratterizzata dalle proteste giuliesi per il gol del pareggio annullato nel finale per fuorigioco. Onore però ai molisani, autori di un gran secondo tempo. Il trainer di casa Federico Del Grosso lancia dal primo minuto il fratello ed ex biancazzurro Cristiano. Sulla panchina degli Alto Molisani c'è il pescarese doc Fabio Prosperi. Si gioca a porte parzialmente aperte con la presenza di circa 400 spettatori. Parte subito forte la compagine giallorossa che al decimo arriva ad un passo dal gol con il tiro di Danna respinto da Guerra prima del tentativo in tapina di Mitta con ancora la respinta del portiere molisano. All'undicesimo cross di D'Antonio per Paudice che di testa sotto misura chiama Guerra al miracolo. Sugli sviluppi del corner Mitta colpisce di testa con un difensore ospite che salva alla disperata sulla linea. Locali all'assalto con i molisani in difficoltà. Al 17° si infortuna in un contrasto di gioco dubbio in area molisana con il portiere ospite Danna che è costretto a lasciare il campo a Ravanelli. Protestano i giuliesi ma per il direttore di gara non c'è nulla. Continua intanto ad attaccare la squadra di casa anche se al 23° i molisani reclamano il rigore per una caduta in area di Guida dopo un contatto. Anche in questo caso il direttore di gara non interviene e anzi assegna il calcio di punizione alla formazione di casa. Con il trascorrere dei minuti si placa però la foga giuliese con la squadra di Prosperi che riesce ogni tanto anche a farsi vedere dalle parti di Amadio pur senza pungere. Il campo allentato per la pioggia non agevola il compito dei ragazzi di Federico Del Grosso che mantengono il pallino del gioco pur senza riuscire a rendersi ancora pericolosi. Nella ripresa al primo minuto pronti via ed ecco il fulmineo vantaggio ospite con Mercai che nella più classica delle azioni di contropiede riceve palla e tira battendo Amadio per l'1-0 molisano. Gara che si mette così in salita per i ragazzi del presidente Bartolini che accusano il colpo con mister Del Grosso che al sesto manda in campo Barlafante per Dercole. Al settimo rischia però la frittata il Giulianova con Camara che si divora il gol del raddoppio mettendo il pallone al lato da ottima posizione. Dopo lo scampato pericolo prova a ripartire il Giulianova ma i giallorossi appaiono impacciati e disordinati al cospetto ora di un Vasto Girardi ordinato e che anzi al 15° con Pesce crea ancora un pericolo dalle parti di Amadio che salva. Ora però è tutta un'altra partita con gli ospiti a dominare. Al 16° infatti Mercai tutto solo in area fallisce ancora il raddoppio. Padroni di casa quasi riconoscibili nel secondo tempo in cui non riescono mai a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Guerra. E così al 40° è Bruni per gli Alto Molisani a divorarsi il 2-0. Il Giulianova resta nonostante tutto in partita e al 42° trova anche il pari con Antonelli ma la rete viene annullata per fuorigioco da Zago di Conegliano Veneto con una decisione che appare piuttosto dubbia. Si arriva così al recupero con gli assalti finali giallorossi e al 47° il raddoppio degli ospiti con Guida che mette la parola fine sul match. 10-11. Del Grosso, c'è amarezza per questo gol annullato ad Antonelli senza nulla togliere al Vasto Girardi, però in qualche modo in un secondo tempo complicato eravate riusciti a pareggiarla questa partita? Non lo so perché le immagini ancora non le vedo, a me sembrava regolare, poi l'interpretazione dell'arbitro è quella che è quella decisiva, quindi speriamo che tutto sia fatto a buona fede e che non ci sia stato un errore. Perché se così fosse è chiaro che il risultato è stato compromesso. Però al di là di tutto io ho visto una squadra, il primo tempo una squadra con un volto, il secondo con un altro. Perché? Perché? Perché il primo tempo abbiamo creato due palle gol, se non le concretizzi poi fai fatica. Sapevamo il Vasto Girardi che faceva questo tipo di gioco. Noi in casa è chiaro che dobbiamo spingere più degli altri, però è anche vero che dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta, perché poi un errore, poi degli errori puoi concederli anche tu e se poi ti puniscono poi è dura, perché poi non so se avete visto la gara, si sono messi tutte 11 dentro l'area di rigore negli ultimi 20 minuti, lì fai fatica a sfondare. Sicuramente questo episodio insieme all'infortunio di Danna hanno insomma penalizzato oggi il Giulianova. Che dire, anche sull'azione di Danna vorrei vedere un attimino le immagini, perché Danna è stato colpito dietro alla nuca dal portiere avversario e l'arbitro non ha,
non ha fischiato niente, l'azione è continuata, a momenti potevamo far gol, però sicuramente l'intervento del portiere sul nostro giocatore c'è stato. Oggi l'arbitraggio è stato molto permissivo, questo è fuori dubbio, l'abbiamo visto, però ci sono stati alcuni episodi al limite che purtroppo ci hanno sempre sfavorito, che oggi ci hanno insomma penalizzato secondo me più del dovuto, perché sinceramente non ho visto una squadra vincere così nettamente sull'altra. Intanto sono contento perché i ragazzi hanno fatto veramente un'ottima prova. Avevo un po' di timore perché la prima di campionato a Giulianova, per una squadra giovanissima, basta andare a vedere la nostra distinta, e mentalmente un po' proibitiva per noi, perché comunque una squadra, Giulianova è una squadra esperta, ambiziosa. Era per noi una partita, non dico già non decisiva, una partita che già ci poteva far capire se come potevamo comportarci in questo campionato. Il nostro obiettivo ovviamente è chiaro, è completamente diverso da Giulianova, noi dobbiamo salvarci assolutamente, però ripeto, sono contento perché i ragazzi hanno fatto una buona partita. In casa del Giulianova si recrimina per il gol annullato nel finale e anche per il fallo del portiere Sudan in area di rigore. Allora, quello su Danna non l'ho visto e mi dispiace che si sia fatto male, quindi a prescindere da questo non l'ho visto. E il gol va rivisto, perché credo che vada rivisto. Io recrimino per il rigore non dato, che secondo me rivederlo è qualcosa di pazzesco non dare. L'arbitro mi ha detto che si è buttato, il difensore ha la gamba addirittura alta.